fantastica città perduta tra le galassie. È là che il capo Zalt, in un momento di distrazione, perde una palla magica tutta azzurra e oro, che è la stessa forza vitale della comunità. Parte alla sua ricerca Kara, la cugina di Superman. La palla è caduta sulla Terra e se n'è impossessata Selena, una splendida strega che ne ha intuito l'immenso potere e vuole usarla per i propri scopi. Per combattere la Magliarda, Kara mette i piedi sul nostro pianeta e prende le fattezze di Linda Lee, vivendo con altre sue coetanee la vita di un normale college. Dunque, Supergirl, la ragazza d'acciaio, è un film di genere ovviamente fantastico, che punta molte fra le sue carte, tra la cugina di Superman, tutta bontà e generosità, e la perfida rossa Selena, bramosa di potere su tutto e tutti. Le carte residue sono affidate agli effetti speciali che nel colore, nel magma, nei turbini spaventosi e soprattutto nei voli a razzo di Kara Superman su metropoli illuminate e remote plaghe la fanno da padroni. Il film è gonfio e spesso smaccato. L'antro di Selene è ricco di barocchismi al limite del buon gusto. L'azione è spesso spezzata, anche a dispetto della logica, e tutta la macchina sembra ripartire da zero, dal che un senso di dispersione e confusione. Ma Supergirl è una creatura innocente, trasparente, portatrice di bene e che qua giù tra noi scopre anche l'amore. Oggi il cinema fantastico, sognonamente, o meno che sia, riscopre a sua volta l'infanzia, sciorinandoci album lussuosi, ricchi di immagini montate, tuttavia a ritmo vertiginoso. Nei film i vortici fumosi o rossastri si sprecano, infatti. E come è regola ormai collaudata, ai supereroi si contrappongono i super cattivi. Nel film, tuttavia, rappresentati da una imponente magliarda, seducente ma di scarsi umori, una Faye Dunaway sprecata nel ruolo tra ragni, filtri, denti di drago e mille diavolerie. Nulla di epico in conclusione, acquisita parità di sessi tra super, molti effetti ed effettacci, un film macchinoso, però visibile, anche perché una volta tanto scevro da grossolanità di ogni sorta. Il film è diretto da Jeannot Zavak con Aaron Slater, Faye Dunaway, Peter O'Toole, Mia Farrow e Brenda Vaccaro. Il genere è fantastico, la durata 108 minuti, origine Stati Uniti, 1900.